Nome. Vittoria. Giacomo. Cognome. Ninetti. Ponchione. Il matrimonio è vicino. Cosa stai pensando? Che faremo tanta festa. Boh, a tante cose. Una in particolare no, ma tante. Dimmi i tre pregi dell'altro. Allora, che è la persona più buona del mondo, che mi fa divertire tantissimo e che mi coccola. Ne ha troppi, però beh, non lo so. La pazienza, sicuro, la serietà, boh, la bellezza. E tre difetti dell'altro? Allora, è testone, ogni tanto scappa. Boh, non lo so. Tre difetti di Vittoria. Parla tantissimo, tipo tanto. E poi, che era il secondo, quello, però poi invece difetti, fatico a trovargliene, però vabbè, che ogni tanto dubita di me. Tra di voi c'è stato un colpo di fulmine? Ni. Sì. Sì, direi proprio di sì, a meno da parte mia, sì. Cosa hai pensato la prima volta che l'hai vista? La prima volta che l'ho visto ho pensato che mi faceva scassare dal ridere. Chi è questa qua? Da dove arriva? Cosa fa? Chi è? Perché? Boh, tutto ho pensato. In quel momento tutto. Il primo bacio? Dove? Il primo bacio dopo la prima cena. Sotto casa sua. Chi dei due è il più bello? Secondo me io. Beh, ovviamente lei. Il più simpatico? Secondo me io. Lei. Il più permaloso? Lui. Io. Il più egocentrico? Io. Oh, 50 e 50, dai. Il più geloso? Lui. Secondo me nessuno dei due. Non lo so, non è una cosa che... Il più rompiballe? Io. Più rompiballe? Boh, dipende. Adesso che... Boh, non lo so, no, io, dai, io. Quanti figli vorresti avere? Due, dai, due. Quanti due. Me ne dai? Uno, due, tre, quattro? Posso dire, vabbè, basterebbe già uno se arriva, poi se fossero due meglio ancora, così si fanno compagnia. Di fronte a un tradimento omosessuale, cosa gli diresti? Che è morto. Uguale al tradimento eterosessuale. Catroia, proprio a me. Cioè, boh, con tutti quelli che c'erano, Medovi, non so, la smestè. Omosessuale no. Che cazzo stai dicendo? Non l'ho capito. Se lei capisce con un'altra donna. Sì, ma infatti, proprio a me. No, ci sta, basta che mi chiami. Perché basta che mi chiami? Ma proprio a me, la smesta. Vediamo quanto conosci l'altro. Qual è il suo piatto preferito? Un piatto di pesce. Il suo piatto preferito? Ce ne sono talmente tanti che boh, farei fatica perché mangio davvero di tutto e tanto. Però boh, ci potrebbe stare il vitello tornato che vedo che prende sempre, quindi boh, direi vitello tornato. Film? Come si chiama? ce l'ho, quello di... Quella bella storia, Hansel, quello lì, non so come si chiama. Zoolander, quello lì, sicuro. Film preferito? Non lo so, ne abbiamo visto uno ultimamente, l'ha fatta proprio piangere di brutto. Mi sfugge adesso il nome, ma era una storia di padre e figlio e figlia, scusa. Però quello l'ha fatta piangere tanto, quindi penso che sia quello. Canzone? Ah no, sulla musica male, potrebbe essere un Franchino, un Marco Carola, quella roba lì. La sua canzone preferita? Forse me l'ha detto, ma non me lo ricordo. Abbiate pazienza. Cioè, non me lo ricordo in questo momento, Poi magari, aspetta, ne riparliamo tra un pochino. Abbiamo appena finito pranzo. Infatti. Qual è la più grande fobia dell'altro? Volare. Qual è la più grande fobia dell'altro? Le zanzare per lei, secondo me, perché proprio le patisce è una cosa esagerata. Quando litigate, chi dei due fa il primo passo per fare pace? Io, ebbene. Sempre io. Lei. Qual è il nomignolo che ti dà nell'intimità? Pucio. Frocio.
Posizione preferita per fare l'amore. Vanno bene tutte. Beh, inizialmente devo dire tantissime, tutte quasi. Ultimamente. Si fa l'amore, dai, va bene. Quasi anche tutte, no, dai, direi tutte. No, mi sono chi suoi. Sì. Suggerimenti non valgono. No, scusa. Vabbè, ma se devo dirtela tutta, la pecorina è quella che mi piace di più. Voilà. Poi, cosa ti devo dire? La pecorina. Fai all'altro la tua dichiarazione di amore. Vabbè, devo essere sincero. Ah, così? Niente, che sia una vita meravigliosa per sempre. E che boh, di prenderci tanto cura di noi e divertirci tantissimo con tanti piccini e sorridere sempre. Io, Giacomo Ponchione, prendo te, Vittoria Ninetti, come sposa gioia e dolore. Gioia e dolore, grazie per il suggerimento. No, direi che. Cosa ti devo dire? Ti devo dire che sei tutto. Basta. Sei tutto. Mandagli un bacio. Allora, grosso. Fate piangere.